Buonasera a tutti. Allora, questa sera inaugureremo una nuova serie, diciamo così, ed è la serie della post-produzione. L'avevo già accennato in un precedente video, di cui metterò il link qua sopra, che avrei fatto talvolta questi video un po' su tecnica fotografica sul campo e in questo caso tecnica di post-produzione. In realtà io non sono molto tecnico, sarà una tecnica per principianti, voglio dire, per amatori. Quindi quello che farò in questo episodio sarà quello di descrivervi i programmi che uso molto velocemente. Ci sono decine e decine di tutorial online che vi possono spiegare ogni funzione nel dettaglio, però vi dirò io che cosa uso in base anche alle fotocamere che posseggo e soprattutto il focus di questa volta sarà sul workflow di base, cioè procedure di base che io utilizzo quando devo post-produrre una foto. Altre tecniche un po' più approfondite saranno oggetto di altri video. Quindi spero che vi sia utile e buona visione. Intanto vi mostro che programma io uso per immagazzinare e quindi per poi scegliere le foto. Il programma è Capture One, sarebbe l'equivalente di Lightroom fondamentalmente, per cui io tutte le foto che faccio in RAW le immagazzino sicuramente sul disco in una cartella, però poi le importo nel programma e quindi il programma mi dà la possibilità di visualizzare tutte quante le cartelle e quindi di andare poi a catalogare, quindi a sceglierle e a ritrovarle, come in questo caso qui, no? In cui nelle fotografie che ho fatto a Subiaco, qui ho tutte le foto RAW, quindi le posso scegliere, le posso visualizzare, le posso scegliere e le posso esportare. Su questo programma posso anche fare del fotoritocco di base, anche se in realtà io non l'ho mai usato per questo, lo uso soprattutto per catalogare le foto. Utilizzo questo in raccoppiata con Affinity Photo, che poi vedremo dopo, perché i programmi di Adobe per me sono sempre stati troppo complicati, ma soprattutto costano parecchio, perché costano circa 10 euro al mese in bundle, fanno 120 euro all'anno, non è una cifra da poco. Questo programma qui invece è gratuito, soprattutto perché ha le fotocamere Fuji e Sony, esistono delle versioni per queste due fotocamere. Inoltre questo programma è particolarmente importante per chi ha le fotocamere Fuji, perché è l'unico programma che riesce a gestire bene i file RAW di Fuji. Poi ne parleremo in un altro video, ma le Fuji hanno un sensore particolare e proprietario e i file RAW delle Fuji non vengono gestiti bene dai programmi di Adobe. In ogni caso, dopo aver selezionato la foto, si può esportare ed è, diciamo così, la procedura che faccio io. Quindi si va su esporta. In questa schermata io posso scegliere il formato con cui esportarlo. Io scelgo sempre TIFF perché fondamentalmente è equivalente a RAW. Posso scegliere il profilo colore e io scelgo Display IP3 perché io ho un iMac M1 ed è lo stesso profilo appunto dell'iMac. È molto importante questo perché ci deve essere corrispondenza tra quello che uno vede al video e l'immagine che è stata catturata dal sensore della fotocamera. Per cui se i due profili colori non coincidono e se il monitor non è calibrato, chiaramente voi vedete dei colori che poi non sono quelli che sono presenti nel file. E si può scegliere anche il programma con cui aprirlo. Nel mio caso ho scelto già Affinity Photo e quindi adesso lui procederà a esportare questa foto nel programma. Come vedete, andiamo su Affinity. Allora, la prima cosa che io faccio in genere sulla foto è quella di fare un crop, cioè di valutare se ritagliarla fondamentalmente, perché cambia il punto di vista e soprattutto elimina elementi di distrazione a volte. Prima di fare questo, però, vi voglio mostrare che qui sulla destra noi abbiamo un'area dove verranno registrati come nuovi livelli ogni operazione che noi facciamo sulla foto. Fondamentalmente con Affinity Photo ci sono due tipologie di livelli, ce ne sono molti di più, però quelli che interessano a noi sono due. Uno è il livello pixel, che è un livello
tra virgolette pieno, dove c'è l'informazione. Sopra questo livello verranno registrate come nuovi livelli tutte le operazioni che noi facciamo sulla foto, quindi tutti i filtri che applichiamo, tutte le elaborazioni che noi facciamo, ma lo vedremo in un secondo momento. Tutte le operazioni però che prevedono un ritaglio o anche un filtro applicato direttamente sulla foto devono essere applicati appunto su un livello pixel. Quindi io vado a selezionarmi un crop nello strumento ritaglia, appunto, e posso decidere che proporzioni adottare, oppure posso anche lasciarle libere queste proporzioni. La mia fotocamera scatta con formato 3 mezzi, diciamo, speriamo di scegliere un formato 5 quarti, e io qui posso ridimensionarlo. Come vedete, i fattori rimangono bloccati, e quindi quando ingrandisco oppure rimpicciolisco da un lato, il fattore 5 quarti rimane sempre preservato. La posso spostare e posso scegliermi la visuale che più mi piace. Dopodiché applico, e come vedete, il ritaglio è stato applicato alla foto. Posso sempre modificare, quindi annullare l'operazione fatta tramite questo menu, oppure Command Z per il Mac, per il Windows francamente non saprei. E questa è la prima operazione che faccio. In genere, sullo sfondo, quindi sul livello pixel, vado subito ad applicare un filtro, che, come abbiamo detto poco fa, i filtri vanno applicati sempre sul livello pixel. Il filtro che scelgo di solito è la chiarezza, che dà un po' più di definizione all'immagine, perché va a modificare, quindi a enfatizzare le differenze che ci sono tra pixel contigui. Non bisogna esagerare, perché sennò viene, come vedete, viene introdotto molto dettaglio, e in questo caso non ci piace molto, perché l'acqua, abbiamo interesse che rimanga come era prima, cioè molto, molto fluida, appunto. Però posso applicare questo filtro su tutto il resto della foto, quindi su tutta la foto, inclusa l'acqua, per dare un minimo di dettaglio in più. Poi vedremo, verso la fine c'è anche un altro metodo che è più selettivo. Quindi questo qui lo applichiamo anche, diciamo così, allo sfondo, che come vedete viene visualizzato da questa icona, che in ogni momento posso sempre cancellare e quindi eliminarne l'effetto oppure riproporlo. Ciò fatto, la prima cosa che vado, il primo effetto che vado a valutare è il bilanciamento del bianco. Quindi, se voglio che la foto magari sia un po' più calda, la tonalità generale sia un po' più calda o un po' più fredda, quindi in questo caso magari possiamo aumentare appunto il calore della foto, renderla un po' più calda e magari dargli una tinta però un po' più sul verde. E così. Questo chiaramente, come tutte le altre regolazioni che noi faremo, è a gusto personale. Una cosa importante da sapere è che queste regolazioni io le posso andare a cambiare in ogni momento. Quindi, per esempio, se io aggiungo una regolazione, che in genere è sempre la seconda che faccio, ossia i livelli, e parliamo di livello di bianco e nero, io con questo livello posso appunto aumentare con questo slider la presenza del nero, e quindi eliminare anche dei dettagli nei colori scuri, e fare la stessa cosa sui colori chiari, diciamo così, eliminando un po' di dettaglio sul bianco. Oppure posso semplicemente far pendere in generale sull'intera foto un po' più sui colori chiari o un po' più sui colori scuri, va bene la luminosità della foto in generale. I due slider, diciamo, inferiori servono a fare l'effetto contrario, cioè a eliminare proprio il nero dall'intera foto, oppure a eliminare il bianco dall'intera foto, quindi in un caso schiarirla e nell'altro caso scurirla. Supponiamo di dare un po' più di drammaticità alla foto, quindi di tagliare un po' di nero, di dettagli sul nero, un pochettino sul bianco, e di renderla un po' più scura in generale come foto. Io posso sempre tornare però alla regolazione precedente e dire no, voglio cambiare qualcosa, e quindi posso sempre farlo, e l'effetto sarà sempre sull'intera foto,
anche se ho già fatto delle regolazioni che verranno appunto inserite qui sopra e che continueranno a mostrare i propri effetti. Posso anche visualizzare l'effetto di una regolazione, diciamo così, selezionandola o deselezionandola. E qui, diciamo così, sono strumenti molto, molto potenti. Una cosa che faccio poi dopo è quella di andare a regolare le ombre e le luci. Questo strumento che cosa fa? Aumenta o diminuisce il dettaglio nelle ombre, va bene, e fa la stessa cosa sulle luci, quindi sulle parti chiare dell'immagine, ok? Quindi io posso voler magari diminuire un po' la luminosità della cascata, come in questo caso, senza esagerare, se no diventa grigia, no? Oppure aumentarla, però in questo caso perderò del dettaglio. È un qualcosa di molto simile ai livelli, anche se è un po' più circoscritto. Un'altra regolazione che io uso di solito è le curve. Quindi quello che faccio io è di andare sullo strumento curve. Questo è uno strumento molto complesso che dà moltissime possibilità. Per oggi ci fermeremo, diciamo così, alla sua versione generale, in cui io posso andare a variare le curve appunto dell'intero spettro RGB. E quindi non vado a selezionare solo la luminosità, solamente le ombre oppure solamente un colore, sono cose che vedremo nelle prossime volte. Quello che faccio di solito è di aumentare un pochettino il contrasto, abbassando, diciamo così, la curva in questo quadrante e ad alzare un pochettino la luminosità, alzando la curva in quest'altro quadrante. Io posso scegliere poi di adottare qualsiasi curva, no? E di ottenere gli effetti che più mi piacciono. Questo però è in genere quello che faccio. Un'altra cosa da tenere presente è che per ognuno di questi livelli io posso applicare una maschera. Ok, la maschera mi consente di applicare quel tipo di variazione solamente su una porzione dell'immagine. In questo caso ho introdotto una maschera che di default è bianca, quindi la regolazione viene applicata sull'intera immagine. Però posso per esempio invertire il colore di questa maschera e renderla nera tramite Command I. Invertendo la maschera è diventata nera e quindi la regolazione non viene applicata su nessuna parte dell'immagine. Cosa posso fare quindi per selezionare la parte dell'immagine in cui applicare questa regolazione? Vado a selezionare lo strumento pennello. Lo strumento pennello, in questo caso il colore bianco, mi indica dove, quindi indica al programma dove applicare questa regolazione. Quindi abbiamo una maschera nera, io vado a spennellare di bianco questa roccia, ad esempio. Questa roccia vedete che sta diventando più calda come colorazione perché la maschera si applica alla regolazione di bilanciamento del bianco per renderlo un pochettino più evidente, no? Vedete come diventa più, diciamo così, più fredda o più calda, e questa regolazione in questo modo si applicherà solamente nella parte che abbiamo selezionato con la maschera. Un'altra cosa che mi sono scordato di dire prima è che, sempre sul livello sfondo, oltre a fare il ritaglio o ad applicare particolari filtri, io posso anche eliminare le imperfezioni che abbiamo sull'immagine. Ad esempio, qui c'era un galleggiante che pendeva da un ramo, magari qualcuno era andato a pesca. Allora, soprattutto zoomando, quindi premendo il tasto Option e scorrendo sul mouse, come vedete, ci sono questi due galleggianti che, avendo anche un colore molto brillante, possono dare fastidio. Allora, per toglierli, li seleziono con lo strumento lazzo, ok, li seleziono, dopodiché applico lo strumento in paint. Come vedete, lo strumento in paint va diciamo così, a valutare quello che c'è intorno e a decidere come riempire lo spazio che io ho selezionato. Posso poi ripeterlo con quest'altro
galleggiante, no? Lo seleziono e applico sempre questa funzione, che è molto potente, veramente eccezionale. Però, come avevamo detto, posso farlo solamente selezionando un livello pixel, ok? Che in questo caso è solamente livello sfondo. Gli altri non sono livelli pixel, sono semplicemente delle procedure, delle regolazioni, sono delle variazioni che noi applichiamo a livello sfondo, che appunto è un livello pixel, quindi dove c'è la ciccia, tanto, tanto per essere un po' più chiari. Un'altra regolazione che io faccio di solito, dopo curve, dopo queste, è la regolazione colore. E si fa con lo strumento HSL. HSL consente di selezionare ogni singolo colore di quelli che sono proposti appunto nello strumento, sono i colori base, ma anche all'intera fotografia, andando a intervenire sulle diverse tonalità, mentre nei singoli colori io vado a intervenire sulla tonalità del colore, qui invece, diciamo così, opera una selezione un po' più olistica sulla foto. Tanto per andare a fare degli esempi, io con questo slider posso andare a dire che colore voglio che sia dominante su questa foto. Va bene? Chiaramente questa è una cosa molto stressata, in realtà si applica per variazioni molto minime, almeno io faccio di solito così, magari questa foto voglio un po' più di dominante dei colori freddi, allora posso appunto selezionare, posso far pendere diciamo così questo slider più verso i colori freddi, come vedete si applica poi a tutta la foto, adesso a parte queste prove che avevamo fatto prima. Posso questi colori freddi renderli più saturi o meno saturi con questo slider e più o meno luminosi, va bene, con quest'altro. Queste diciamo che devono essere delle variazioni molto limitate, molto basse di ampiezza, perché sennò, come vedete, viene una foto non guardabile, a meno che io non voglia fare degli effetti particolari. Invece, quando vado a selezionare i singoli colori, quello che io faccio è andare a capire dove sono questi colori. Quindi si seleziona il colore, porto avanti lo slider della saturazione e mi evidenzia il colore rosso, ad esempio, dov'è sull'immagine. Vado a selezionare una tonalità di questo colore, va bene, e anche una luminosità che a me piace, più o meno luminosa. Dopodiché comincio ad abbassare lo slider della saturazione fin quando il colore nella foto non mi soddisfa, e ripeto questa operazione con ogni tipo di colori, col verde, ad esempio vedete i verdi qui paradossalmente sono sì sulle piante, ma sono soprattutto sotto l'acqua. Allora in questo caso li posso rendere un po' più azzurri, un po' meno luminosi, e poi con lo slider li diminuisco fin quando non ottengo la saturazione, insomma l'effetto che voglio avere. Di particolare interesse è il blu. Il blu, soprattutto quando si riprendono cascate, consente di rendere la cascata più bianca, perché c'è sempre una dominante bluastra sulla cascata. Va bene, come adesso vedrete, ad esempio qui, vedete, il blu è proprio sulla cascata, vedete? Allora io, diminuendo la saturazione, rendo la cascata più bianca, magari do un piccolo tono in più di azzurro e maggiore o minore luminosità. E questo è uno strumento molto potente di correzione del colore. Andando a riprendere le tecniche per evidenziare i dettagli della foto, quello che faccio di solito è di raggruppare tutti i livelli tramite unisci visibili. Questa funzione mi crea un livello pixel che va ad appiattire tutte le regolazioni che abbiamo fatto qui. Mentre finché io non li raggruppo in un livello pixel, posso sempre cambiare qualunque regolazione e l'effetto sarà su tutta la foto. Faccio doppio clic sulla regolazione, posso sempre comunque cambiarla e quindi, ferme restando tutte le altre regolazioni, posso andare a intervenire su una regolazione che ho fatto in prima e che magari non mi piace più o che voglio variare. Una volta che io invece ho creato il livello pixel,
qualsiasi regolazione io vada a toccare di queste, no, non avrà più effetto, perché fondamentalmente, vedete, fondamentalmente la foto è stata come se fosse stata stampata, ok? Allora, su questo livello pixel, però, perché l'ho introdotto? Perché vado ad applicare un filtro. E come avevo detto prima, i filtri si applicano solamente sui livelli pixel. Quindi vado su un filtro nitidezza, maschera, no, scusate, accentua passaggio. E questo accentua passaggio, come vedete, andando ad azionare questo slider, mi va a individuare le parti della fotografia dove ci sono delle marcate differenze tra pixel contigui, e quindi mi va a individuare le zone in cui questo filtro avrà il suo effetto. Come vedete, per esempio, l'acqua non viene toccata, contrariamente all'altro filtro, cioè al filtro chiarezza, che invece mi va ad aumentare queste differenze tra pixel in tutta l'immagine. Questa qui invece è più selettiva e quindi è più interessante. Applichiamo questo filtro e la foto è diventata grigia. Allora, per applicarlo al 100%, si va a selezionare il metodo di fusione del filtro sull'immagine. Ce ne sono vari metodi di fusione, ognuno ha una sua funzione a seconda dell'effetto che voglio avere, ma quelli che interessano a noi in questo caso è sovrapponi, luce suffusa, luce intensa, cioè quelli di questa sezione. Andiamo a selezionare ad esempio luce lineare, che è sempre quello un po' più potente, e se l'effetto è troppo marcato, come magari in questo caso, io posso diminuirne l'incidenza andando a selezionare una percentuale di applicazione, che può andare da 0, in cui non viene applicato, a 100%, in cui viene applicato del tutto. Termino dicendo che prima abbiamo visto molto, in maniera molto rapida la questione della maschera. Adesso qui cancello questo livello perché voglio farvi vedere una cosa. Questa maschera fondamentalmente viene applicata tramite lo strumento pennello. Lo strumento pennello però non è che deve essere applicato necessariamente o 0% o 100%, ma come vedete qui adesso io ho evidenziato la maschera in sé, quindi visualizzeremo solamente la maschera. Andando ad azionare questi slider opacità e flusso, io lo posso applicare anche in parte, quindi in maniera molto più soffusa, no? Vedete? No? Quindi se non voglio un effetto così netto, ma voglio riservarmi di avere un effetto un po' più graduale, no? Allora io posso andare a pennellare con una opacità o un flusso minore, e poi, per farvi vedere, no? Si applicherà in maniera più forte dove il pennello è più marcato e meno forte dove il pennello è meno marcato. Quindi questo è un altro concetto da avere a mente. Bene, anche questo video è venuto esageratamente lungo. C'è da dire che dovendo descrivere una procedura da zero con due programmi, meno di così non sono riuscito a fare. Prometto però che per le prossime volte mi concentrerò su degli argomenti specifici dei singoli programmi, quindi saranno più corti, probabilmente saranno anche un po' più interessanti, perché consentiranno di fare cose un po' più approfondite e un po' più particolari. Spero di non avervi annoiato a morte, vi auguro buona serata e alla prossima.